Amiche ed amici di Agricoltura In, benvenuti ad una nuova puntata della nostra trasmissione ed è l'ultima per quest'anno. Stasera chiudiamo col botto, siamo alla pizzeria, lo vedete alle mie spalle, Salvo, Francesco e Salvatore. Definita da Luciano Pignataro del Mattino, che è il più importante giornalista enogastronomico della Campania, come la migliore pizzeria italiana durante i suoi award di fine anno. Siamo qui con Francesco Salvo, appunto, insomma, uno dei due fratelli che portano avanti questa impresa familiare. Stasera ci occuperemo di alcuni prodotti tipici delle nostre terre che vengono usati per fare la pizza e ne vedremo delle belle. Francesco, tu sei pizzaiolo praticamente da sempre, insomma, Salvo da molte generazioni sono i pizzaioli più rinomati del nostro territorio, qui del territorio vesuviano. Diciamo una delle famiglie più rappresentative in realtà, insomma, noi siamo nati in pizzeria come tutti quelli che fanno questa attività e la facciamo con grande passione e con grande amore. E poi però nasce un po' anche l'idea di una pizza un po' più gourmet, cioè per certi aspetti a livello popolare come la pizza deve essere perché il prezzo comunque è basso, però con ingredienti di altissima qualità. Io non la chiamerei proprio pizza gourmet perché noi abbiamo fatto un lavoro di rivisitazione di quelle che sono le pizze tradizionali che sono presenti in ogni menù di ogni pizzeria, non dico solo napoletana ma addirittura italiana, quindi margherita, insomma cosacca, marinara, cercando di reinterpretarle nella maniera moderna, cioè ovvero sia utilizzando solo ed esclusivamente prodotti del nostro territorio in particolar modo, ma di altissima fascia, insomma, quindi i migliori pomodori possibili, i migliori oli possibili, i migliori latticini possibili, quindi sembra un discorso quasi banale, quindi troverete una margherita come in tutte le altre pizzerie, però fatta con il meglio che la nostra terra può offrire. In che cosa i prodotti campani sono diversi, se non possiamo dire migliori, rispetto a prodotti coltivati in altre terre d'Italia e anche d'Europa? Beh, la Campania è una terra ricchissima, diciamo, quindi voglio dire, insomma, non l'abbiamo certo coniato noi il termine Campania Felix, è vecchio di almeno 2000 anni, quindi è un territorio veramente, insomma, si fa presto a dire ricchissimo per quello che offre, diverse tipologie di pomodori, grandissimi oli, fior di latte o mozzarella di bufala che sia, ma anche questo è definito l'oro bianco, insomma, perché, voglio dire, insomma, è un prodotto che forse noi sottovalutiamo perché ce l'abbiamo tutti i giorni sotto mano, però nel mondo è oro, cioè è oro perché è desiderato come l'oro, insomma lo vedo con persone che vengono qui dall'estero, insomma, o che hanno amici all'estero, si fanno spedire la mozzarella di bufala come se fosse un prodotto pregiato. Miglior pizzeria d'Italia, però voi avete cominciato a Portici in una pizzeria molto molto piccola tanti anni fa. Tra altre cose vi mandarono anche via da quel locale perché, come dire, sì, quasi quasi i fratelli Salvo davano fastidio e poi invece avete creato un piccolo impero, diciamo, nella pizza. Siete famosi in tutto il mondo adesso. Allora, due cose al volo, giusto per essere, diciamo, per dovere di cronaca, come si suol dire. Luciano Pignataro ci ha premiato come pizzeria dell'anno per la sua guida, insieme alla dottoressa Santa Di Salvo, per la sua guida Maggio e Baby del mattino. E nella motivazione ci ha definito una delle migliori pizzerie della Campania, virgola, quindi del mondo. Non è un premio migliore pizzeria d'Italia, insomma, è una definizione che possiamo dire coniata dal caro Luciano Pignataro. Per quanto riguarda la storia della pizzeria che avevamo a Portici, sì, è vero, insomma, quella è una storia chiusa negativamente per noi, però possiamo dire che da lì abbiamo tratto abbiamo preso il volo perché, come dire, forse avevamo qualcosa in più da dare per prenderci una piccola rivincita. Io personalmente avevo giurato a me stesso, insomma, che avremmo detto la nostra in questo territorio, in questa situazione, però ti ripeto, ormai quella è acqua passata, bene non pensarci. Senti, quanti coperti fai qui? Quali sono i giorni d'apertura e dove ti trovi? Allora, noi siamo a San Giorgio a Cremano, al confine tra Portici e San Giorgio a Cremano, siamo a Largo Arso. Siamo aperti dal lunedì al sabato tutti i giorni, sia a pranzo sia a cena. Siamo chiusi la domenica e la pizzeria è molto grande, ospitiamo fino a 210 coperti, insomma, senza alcun tipo di difficoltà. E poi tra l'altro sappiamo che non ci sono soltanto le pizze buone, tu fai anche delle fritture particolari, ce ne vuoi parlare? Anche qui con prodotti tipici, eccellenze campane. Diciamo che forse quello è un paradosso, nel senso che la bontà delle nostre fritture, almeno Vox Populi,
quasi offusca la bontà delle pizze, perché dicono che siamo bravi a fare, molto bravi a fare la friggitoria. Anche lì, ti ripeto, parliamo di prodotti banalmente presenti in ogni menù di ogni pizzeria o friggitoria campana, che sia crocchè di patate, però faccio un esempio: noi utilizziamo esclusivamente patata interrata del Taburno. Abbiamo adottato con Slow Food un'intera comunità di contadini che producevano questa patata sui monti del Taburno. Viene interrata in delle fosse di 1,5 metri di diametro, ovviamente per far sì che la patata possa superare le difficoltà dei periodi, diciamo, climaticamente avversi. E però questa patata, che è eccezionale come gusto, come, diciamo, caratteristiche, ha un prezzo di mercato molto più alto e non veniva venduta. I contadini via via stavano abbandonando quel tipo di produzione. Noi abbiamo fatto già 4 anni fa un primo accordo con pochi contadini. In anticipo acquistiamo tutta la loro produzione, cioè loro prima di piantare già sanno che la loro produzione, quanta produzione essa sia, è già tutta venduta, e da 4 contadini siamo passati a 7, poi 13, e quest'anno sono diventati più di 20, perché sono ritornati a piantare quelle patate che si stavano perdendo. Una bella storia anche per l'economia campana. A quanti lavoratori dai lavoro tu oggi? Noi siamo in 30, più mio fratello e io. Insomma, quindi 32, lo possiamo dire. Allora, abbiamo parlato tanto, ci hai raccontato le cose ottime che preparate qui, però andiamo adesso anche a vedere al banco delle pizze, materialmente, come vengono fatte le pizze dai fratelli Salvo con i prodotti tipici della Campania. Allora, Francesco, ci siamo spostati vicino ai due forni della pizzeria Fratelli Salvo. Che cosa ci preparate questa sera? Giuseppe e Marco vi prepareranno una classica margherita con il nostro impasto, che ha la caratteristica di essere lievitato per 24 ore a temperatura ambiente, un'altissima idratazione che in termini, diciamo, poveri, tecnici, si può dire molta acqua e molto meno farina. Sta utilizzando del pomodoro sarmarzano che noi abbiamo scelto appositamente per le nostre pizze. Sono lotti del nostro produttore appositamente scelti e selezionati da noi e sono riservati per noi. Infatti sull'etichetta è riportata addirittura la dicitura prodotti per Francesco e Salvatore Salva, autorizzata dalla DOP, e questo lo facciamo con tutti i pomodori che noi utilizziamo. Utilizziamo del fior di latte di Agerola, del basilico fresco ovviamente. La pizza cuoce meno di 1 minuto, perché la pizza napoletana per tradizione sì, ha una... Quanti gradi? Il forno arriva anche a 450-480 gradi e la cottura, diciamo, è praticamente, posso dire, di tipo violento, nel senso che è una cottura quasi da shock termico, ma questa è una caratteristica di ogni pizza napoletana che si rispetti. All'uscita utilizzeremo, come in ogni pizza che noi facciamo, dell'olio extravergine d'oliva crudo. Noi abbiamo una carta di 13 oli diversi che utilizziamo ciascuno per a seconda del tipo di pizza. Ecco qua, allora vediamo adesso la fase della cottura. Il nostro cameraman sta riprendendo questa bellissima margherita all'interno del forno. Si è sentito tanto negli ultimi mesi proprio sulle caratteristiche della cottura del forno a legna. Noi chiariamo che è assolutamente sana, perché si svolge anche secondo disciplinari dell'Unione Europea. In realtà il discorso, più che quello che non è sano, è un utilizzo spropositato della farina sul banco della pizza, cosa che ovviamente Peppe non ha fatto. Siete pulitissimi qua, questo sì, bisogna dirlo. Fatto di pulizia. Utilizzo spropositato della farina durante la fase, diciamo, di stesura dell'impasto. Ti passo davanti così metto il tocco finale. Dicevo, l'utilizzo spropositato della farina, che ovviamente non quando poi la pizza va nel forno va sul piano di cottura e brucia, e quello diventa, oltre che diciamo così, dannoso, anche altera anche il gusto della pizza. Quanti gradi ha questa pizza appena cotta? Parecchi, non lo so quanti, però non conviene mangiarla subito, conviene farla raffreddare un po', magari soffiare. Prosciutto della Ravece bio, ovviamente, quindi della provincia di Avellino, proveniente da agricoltura biologica. Questo è molto... E quindi l'olio è di Avellino. Un
l'olio per la margherita di Avellino, perché ogni singola pizza da noi nel nostro menù ha il suo olio dedicato. Utilizziamo, come potete vedere, molti oli diversi, arriviamo fino a 13 oli diversi a seconda del tipo di pizza. Per la margherita utilizziamo una lavice d'agricoltura biologica.